Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di cronaca. Siamo a Pescara perché c'è stata una nuova operazione anticontraffazione dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale che hanno sequestrato nelle ultime ore migliaia di articoli di bigiotteria. I militari sono ora impegnati per ricostruire la filiera di approvvigionamento del materiale. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Prosegue il piano denominato Stop Fake ad opera degli uomini della Guardia di Finanza di Pescara che hanno effettuato un nuovo sequestro amministrativo di quasi 50.000 articoli di bigiotteria venduti da uno shopper illegale bengalese nei pressi della stazione centrale di Pescara, merce che si va ad aggiungere agli oltre 93.000 pezzi non conformi già requisiti nei giorni scorsi sempre dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria per un valore commerciale che si aggira intorno ai 120.000 euro. Gioielli falsi, non in regola con la normativa sull'etichettatura dei prodotti, orecchini, bracciali, anelli, oggetti che sarebbero andati a diretto contatto con la pelle, pur risultando privi delle informazioni sulla loro composizione. Un esame approfondito degli articoli ha fatto emergere la mancanza di packaging adeguato e presenza di materiale tossico del tipo nickel, responsabile di molte reazioni allergiche, con coloranti organici non conformi alla legge europea, che si trasferiscono facilmente alla pelle sudata e provocano eczemi e arrossamenti. La sanzione applicata in questi casi può arrivare fino a 26.000 euro. Tra le regole principali per difendersi dai falsi, spiegano le Fiamme Gialle, l'attenzione ai prezzi, quelli molto economici indicano scarsa qualità, e rivolgersi a venditori autorizzati che garantiscono la sicurezza e la provenienza della merce. Il controllo economico del territorio, quando orientato all'anticontraffazione, garantisce e tutela la salute collettiva, commenta Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Anche stavolta, conclude Caputo, le investigazioni vanno avanti per ricostruire la filiera illecita di approvvigionamento e di smistamento sul nostro territorio dei prodotti pericolosi sequestrati. E ora parliamo di sanità perché un progetto per riqualificare il Policlinico di Chieti sotto il profilo strutturale e tecnologico è stato presentato nelle ultime ore. Il documento tecnico della direzione della ASL Anciano Vasto Chieti con l'approvazione dell'Università e che prevede un investimento complessivo di 60 milioni di euro è stato infatti illustrato all'assessore alla salute Nicoletta Verì nel corso di un incontro a cui hanno partecipato tutti i capi dipartimento aziendali. Gli elaborati i progettuali, spiega l'assessore, verranno ora trasmessi formalmente dalla ASL alla Regione che provvederà a inviarli al Ministro per l'accesso al finanziamento. È un momento storico perché segna concretamente un cambio di passo per il Policlinico Universitario di Chieti, su cui da decenni non era stato programmato alcun progetto articolato di ristrutturazione. L'ufficio tecnico ASL ha predisposto un documento di fattibilità sulla base del quale, non appena ottenuti i primi fondi, sarà bandita la gara per l'affidamento della progettazione. Due le linee strategiche, innovazione tecnologica in risposta all'obsolescenza delle apparecchiature e investimenti infrastrutturali a sostegno dell'incremento dell'offerta di prestazioni di alto livello. Cambiamo ancora pagina, parliamo di occupazione, di economia, perché fondo impresa donne e boom di richieste, ma in molti rischiano l'esclusione. Al Ministero sono arrivate ben 488 domande da parte di imprenditrici abruzzesi e ora la Regione deve studiare un sostegno a chiederlo e la CNA. Vediamo il servizio. Fondo impresa donne, boom di richieste al Ministero per quanto riguarda la nostra regione, però c'è il rischio che non ci siano fondi a sufficienza. Diciamo che sì, l'aspettativa era enorme da parte delle imprese femminili nell'accesso al credito a questa misura che le donne imprenditrici aspettavano da tempo. Il problema è nella modalità di invio, cioè nel senso che alla fine si è rivelato un vero e proprio click day. Quello che emerge dai dati che abbiamo attinto dal fonte ministeriale è che nella nostra regione ci sono state un numero di domande che percentualmente rispetto alle grandi regioni dove anche il numero di imprese sono maggiori, siamo sempre sopra soglia. Quindi l'Abruzzo è un'impresa che registra una percentuale di presenza di imprese femminile che è mediamente la più alta rispetto alle altre imprese della nostra nazione. Ci troviamo con questa analisi dei dati che ahimè ci porterà poi a vedere tante escluse da questo fondo. La nostra richiesta
richiesta oggi è proprio nei confronti della Regione Abruzzo, perché finalmente si faccia un'azione concreta rivolta al tessuto imprenditoriale femminile. Le risorse sono tante, che possono essere usate dalla pianificazione delle risorse europee per la programmazione prossima al PNRR, e quindi chiediamo alla Regione di farsi carico anche di questo settore, di questo comparto dell'imprenditoria femminile, che comunque fa registrare anche dei dati importanti di PIL per la nostra Regione. E noi torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo in Val Pescara perché una donna originaria di Popoli, Maria Diodati, di 56 anni, è deceduta ieri nell'ospedale di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate in un incidente domestico. Da quanto si è appreso, la donna si sarebbe ustionata al volto e in altre parti del corpo nella sua casa di Popoli venerdì scorso mentre stava accendendo un barbecue gettando del liquido infiammabile sul carbone ardente. A soccorrerla il fratello, che l'avrebbe accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Popoli. Dopo averla visitata e aver accertato la gravità della situazione, i medici del pronto soccorso ne hanno deciso il trasferimento nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Pisa, dove ieri sera il suo cuore si è fermato. Sulle cause del decesso sono stati ordinati ulteriori accertamenti, tanto che la procura del tribunale di Pisa, competente per territorio, sta decidendo se disporre l'autopsia. Maria Diodati lascia il marito e due figlie. I funerali si svolgeranno la prossima settimana a Popoli, dopo che la questura di Pisa avrà dato il nulla osta per la sepoltura. E siamo ancora in questo caso a parlare di cronaca. Il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, stamani ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione del Museo delle Ceramiche di Castelli. Presidente, l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Vediamo il servizio. Io sono molto molto orgoglioso, io e la mia amministrazione, quest'oggi di presentare la nuova governance del museo. C'è la presenza del professor Luciano D'Amico che ci onora, ha voluto rivestire il ruolo di presidente, ma un direttivo di grande valore, di grandi competenze, soprattutto di grande passione per Castelli e per la sua ceramica. Come sapete, io ho consegnato più volte alle vostre telecamere, come dire, progetti, iniziative per rilanciare. Sicuramente uno dei cardini su cui noi vogliamo costruire la ricostruzione di Castelli è il museo, quindi noi ci aspettiamo che, come dire, la convergenza di figure tecniche ma anche di politici che sappiano allocare le risorse possa permetterci di sviluppare tanti progetti importanti per il Museo delle Ceramiche e per Castelli. Un incarico di grande prestigio, ringrazio moltissimo il Comune, un grande prestigio per l'incarico in sé e anche per l'autorevolezza dei colleghi con cui si lavorerà insieme, per far sì che questa, che è una delle poche eccellenze espresse dal nostro territorio, una delle poche volte in cui il nostro territorio è riuscito a creare un'interpretazione assai originale, un'interpretazione artistica assai originale, possa essere assunta un po' anche come modello per restituire al nostro territorio la capacità di progettare il proprio futuro. Credo che lavorare in questa direzione possa essere utile non solo per l'istituzione, ma per il ruolo che questa istituzione potrà svolgere nell'intero sistema economico e culturale della nostra regione. La strategia che deve in qualche modo rendere coerente i programmi del museo con il XXI secolo, e quindi una strategia non solo di conservazione, tutela e valorizzazione, ma una strategia che renda viva la capacità che il museo potrà esprimere per far sì che si ripristini, lo dicevo prima, la capacità di progettare il nostro futuro. E ora parliamo di sociale. All'insegna della sostenibilità ambientale e della tutela del paesaggio è stata realizzata a Pescara una ecospiaggia inclusiva, un esempio di azioni tra pubblico e privato che costituisce un esempio di buona pratica per il futuro. Vediamo il servizio.
Sindaco, l'area demaniale di fronte al Teatro d'Annunzio torna a nuova vita grazie a questo giardino dunale. Sì, devo dire che noi sulle spiagge stiamo operando oramai da quando ci siamo insediati per trasformarle in giardini dunali. L'anno scorso abbiamo inaugurato la spiaggia di fronte a Via Leopoldo Musi, che è uno spettacolo incredibile, apprezzata da tutti. Quest'anno abbiamo fatto lo stesso intervento a Porta Nuova con questa spiaggia che era da sempre abbandonata e che oggi è diventato veramente un giardino dunale come era una volta e come dovrebbero essere tutte le nostre spiagge. Credo che stiamo dimostrando che il pubblico riesce a fare cose che in passato non si riusciva neanche ad immaginare. Mi auguro che queste spiagge siano l'esempio per come si devono fare le spiagge su tutta la costa pescarese, perché io spero che tutte le spiagge, anche quelle che oggi sono in concessione, possano tornare a vivere con molto verde, con le dune, ritagliare su ogni spazio in concessione queste situazioni che sono bellissime, molto apprezzate, soprattutto dal punto di vista ambientale, recuperano una tradizione, una cultura che era quella pescarese, delle dune, del paesaggio dunale che poi nel tempo è scomparso e che invece oggi sta ritornando prepotentemente sulle nostre spiagge con una bellezza incredibile grazie a un'attività che noi poniamo in essere anche con l'aiuto di privati che vogliono investire su Pescara per renderla più bella, più attraente, più vivibile. Questa è la cosa più bella. Io mi auguro che ce ne siano tanti altri di privati che vogliano insieme al comune muoversi per far sì che Pescara sia più bella. Tutte le nostre spiagge, quelle che stiamo organizzando, si basano tutte sull'inclusività. Noi vogliamo coinvolgere i disabili che lavorano su queste spiagge, perché per esempio alla spiaggia di Via Leopoldo Musi c'è una gestione che è fatta da un'associazione che cura i disabili e i ragazzi lavorano lì, è la cosa più bella che c'è, ritrovano uno spazio di vita, anche una ragione di essere in società attraverso il lavoro. Credo che sia veramente una cosa meravigliosa. A Pescara si fa, si può fare dovunque. Noi a Pescara l'abbiamo fatto, quindi abbiamo messo insieme il verde, l'ambiente, la sostenibilità ambientale, ma anche l'inclusività di quelle persone che generalmente sono escluse dalla società e che invece attraverso il comune ritrovano una ragione di vita. È bellissimo. L'intervista al sindaco di Pescara di Selenia Secondi. Noi ci spostiamo nella Marsica perché dopo l'attacco del consigliere comunale della Lega Genovesi all'amministrazione di Avezzano, condizionata dalla sospensione del sindaco di Pancrazio, arriva la replica della maggioranza. Sono passati 12 mesi da quando il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ha sospeso dalla sua carica il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. Un anno in cui, secondo il consigliere di opposizione Tiziano Genovesi, anche la città a suo malgrado è rimasta sospesa. Il tutto a danno di Avezzano e di tutti gli avezzanesi. Il bilancio del consigliere del Carroccio non è condiviso dal consigliere di maggioranza Gianluca Presutti, segretario provinciale di Azione, che spiega: la sospensione non solo non ha mutato in alcun modo l'attività dell'amministrazione, ma di fatto ha responsabilizzato ancor di più i singoli componenti del governo cittadino. Guardi, naturalmente non sono d'accordo, ma non sono d'accordo non per partito preso, perché faccio parte della maggioranza e quindi devo per forza dire qualcosa di diverso da quello che dice l'opposizione. Guardi, ci sono dei dati inconfutabili che io ho cercato di elencare anche in una recente intervista. Questa amministrazione si segnala per aver risolto alcuni dei contenziosi storici che hanno bloccato l'amministrazione comunale di Avezzano negli ultimi 10 o 20 anni, a seconda dei diversi contenziosi. Quello con l'IRIM e quello con la GL. Quello con l'IRIM in particolare ci ha consentito di porre fine all'annosa questione della costruzione, della realizzazione del cosiddetto Comune Nuovo. A partire da quella transazione siamo stati in grado di chiedere e di partecipare ad un bando sulla rigenerazione urbana che abbiamo vinto. Abbiamo ottenuto 5 milioni di euro per la realizzazione, per terminare i lavori del Comune Nuovo. Poi che cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo intanto fatto un progetto di restyling dello stadio dei Pini, che è in corso di appalto. Abbiamo realizzato recentemente i lavori di rifacimento di via 20 settembre,
abbiamo fatto tutta una serie di cose, poi meno diciamo così di impatto rispetto a quelle che ho detto, ma che sono state prodotte quotidianamente da questa amministrazione. Il fatto che il sindaco di Pangrazio sia stato sospeso un anno fa, diciamo, non ha mutato di una virgola, a mio parere, diciamo, l'attivismo, anzi, diciamo che ciascuno di noi consiglieri si è sentito molto più responsabilizzato e quindi ha fatto anche di più di quello che rientrerebbe nel suo ruolo per consentire all'amministrazione di andare avanti. Quello di cui sono sicuro è che appena rientrerà il sindaco di Pangrazio faremo ancora di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi non condivido il bilancio del collega Genovesi, ma ripeto, non per partito preso, ma perché ci sono dei dati inconfutabili che dicono che le cose stanno in modo diverso. Dopo la politica, l'ampia pagina degli eventi, partiamo da Francavilla al Mare perché è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città l'evento Miss e Mister Dog che si terrà sabato 16 luglio in piazza Sant'Alfonso, ovviamente a Francavilla al Mare. Quella di oggi è stata anche l'occasione per l'amministrazione comunale guidata da Luisa Rusto di fare il punto sull'apertura del canile comunale. Vediamo. Sono molto contenta di essere qui con voi e dar voce a questo nostro nuovo format show cabaret itinerante da piazza ma televisivo, quindi questa è la novità. Mi avvarrò, sono l'ideatrice, quindi Claudio Gentile, mi avvarrò di questi due grandi artisti comici, due pazzerelli, fasune e cadranno delle belle. Quello che ci teniamo molto a dire è che è uno show innovativo perché va ad unire non solo quindi quello che è il mondo animale, poter sensibilizzare, quindi favorire le adozioni, ma soprattutto sensibilizzare sugli abbandoni estivi, ma anche il fatto di poter avvicinare le persone attraverso l'ironia che ci contraddistingue, quindi la risata, alle persone che non si sono mai affacciate a questo mondo e poterle avvicinare attraverso il divertimento. Noi facciamo un cabaret dialettale, però staremo attenti ai turisti perché se useremo qualche termine dialettale un po' stretto verrà spiegato. E cercheremo di far ridere e di divertirci prima noi, perché se non ci divertiamo siamo noi, poi non vi divertirete neppure voi. E la presentazione dello spettacolo di sabato sera ha rappresentato anche l'occasione per l'amministrazione comunale di parlare del nuovo canile municipale che aprirà a breve, come spiega ai nostri microfoni il vice sindaco di Francavilla al Mare, Williams Marinelli. Stiamo andando avanti, le due strutture, diciamo, del ricovero dei cani sono completate, mancano le porte. La struttura centrale dedicata alla medicheria, segreteria, eccetera, stessa cosa, pavimenti e porte. La parte della recinzione, io credo a questo punto che per fine mese possiamo concordare un'inaugurazione di questo nuovo canile. Ora potranno essere ospitati, se non ricordo male, 80 cani. Qual è l'investimento che l'amministrazione comunale farà? Allora, l'investimento era all'inizio, non ricordo l'importo esatto, ma siamo sull'ordine delle 300.000 euro. È stato necessario fare un completamento, abbiamo utilizzato delle risorse che avevamo già da altri mutui con una semplice devoluzione e diciamo che alla fine sarà stata un'opera di circa 400.000 euro. Andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale, artisti di strada internazionali, illusionismo con nomi prestigiosi direttamente da palcoscenici televisivi più importanti e street food sono solo alcuni degli ingredienti della rassegna dedicata alla magia di qualità in programma a Chieti per la prima settimana di agosto. Quinta edizione a Chieti del Teatro Magic Summer, l'appuntamento con la magia e l'illusionismo che torna dal 5 al 7 agosto con una serie di appuntamenti imperdibili a prezzi calmierati. Torna il Teatro Magic Summer, saranno tre giorni, 5, 6 e 7 agosto per le strade del centro storico della città. La manifestazione si svilupperà dal Corso Marrucino fin dentro la Villa Comunale, ci saranno stand di street food internazionali e nazionali e poi ci saranno artisti di strada di fama internazionale, anche provenienti naturalmente dall'estero, che si sono esibiti nelle più grandi città d'Italia e del mondo. Tra gli altri ci sarà anche un nostro concittadino, Ottavio Belli, che proporrà uno spettacolo in anteprima con uno scorpione realizzato in Cina, tra l'altro anche pericoloso. Sì, abbiamo deciso di organizzare quest'anno, proprio dopo la pandemia, un evento nell'evento, quindi il 6 agosto all'anfiteatro La Civitella realizziamo lo spettacolo Illusion, portiamo
in scena questo spettacolo che comprende artisti di fama internazionale, direttamente da Broadway, Aaron Crow, oppure i Disguido, Raffaello Corti, Samuel, il più grande ventriloquo del mondo, ha detto di tutti, ci sarà da ridere e in una serata all'insegna dell'illusionismo. Il nostro concittadino Ottavio Belli porterà il suo numero mai visto in Italia, in anteprima, si chiama Red Scorpion, è un numero di escapologia da questo scorpione gigantesco che è grande 4 metri, metallico, un numero di suspense e di pericolo e di adrenalina pura. Vi aspettiamo tutti all'Anfiteatro La Civitella, i prezzi dell'evento sono popolarissimi, si parte dai 10 euro fino ai 20 euro, i bambini fino a 12 anni avranno la riduzione del 50%, i biglietti li trovate su Ciao Ticket, tutte le tabaccherie o online. E all'interno della manifestazione ci sarà spazio anche per il sociale, perché parte del ricavato dei biglietti della lotteria sarà devoluto proprio alle associazioni in beneficenza. Sì, quest'anno parte del ricavato della lotteria collegata all'evento sarà devoluta in beneficenza a 2 associazioni con cui ci onoriamo di collaborare, l'associazione ABCDEF che si occupa di bambini affetti da diabete e l'associazione Inclusiamo che invece si occupa di sensibilizzare e supportare le famiglie con bambini con disabilità di varia natura e malattie rare. Tutti i biglietti sono acquistabili presso vari punti vendita, negozi, attività commerciali di Chitiscalo che espongono la locandina al prezzo di 2,50 euro, un piccolo gesto per un grande contributo. I premi in palio? I premi in palio sono una moto, un monopattino, un buono presso Sarni Oro, 2 buoni per revisioni auto, insomma tanti bei premi e devo dire tutti gli anni che abbiamo estratto i biglietti e i premi i vincitori sono stati molto molto contenti. E si chiama all'Imparti la Kermesse di sport e divertimento all'insegna dell'inclusività che si terrà a Pescara dal 15 al 17 luglio. Assessore Dinisi, oggi è stato presentato questo evento Pescara all'Imparti, si parla di inclusività, tema molto caro all'amministrazione comunale e al suo assessorato in particolare. Sì, ancora una volta grande sensibilità per questo tema, perché ancora una volta dimostriamo quanto lo sport sia importante soprattutto per la disabilità, un'inclusione sociale non solo per loro ma anche per i normodotati, infatti avremo gare con disabili, con persone normodotate, quindi io sono veramente orgogliosa di poter presentare a Pescara questa manifestazione e ce ne saranno tante altre ancora e grazie veramente a tutti di cuore e soprattutto devo dare un ringraziamento particolare a chi ci ha permesso di fare questa cosa, cioè la Regione Abruzzo. Vedremo tanto sport, tanto spettacolo e soprattutto vedremo inclusione, perché saranno 3 giorni in cui persone con e senza disabilità si andranno a contendere tanti tornei sportivi su spiaggia. Sarà un momento in cui avremo tantissimi testimonial paralimpici che racconteranno le loro meravigliose storie e avremo dei momenti di intrattenimento serali dove lo spazio alla musica e al teatro comico saranno veramente importanti. Questa iniziativa nasce grazie alla collaborazione di 3 associazioni, Mediterranei Eventi, AISM e BIOS, che decidono di creare un evento che possa essere uno strumento proprio per avvicinare il mondo dello sport al mondo della disabilità. Nasce a Milazzo in Sicilia e quest'anno approda anche a Pescara. Parliamo ancora di manifestazioni ed eventi, ci spostiamo in provincia di Teramo perché torna da questa sera ad Ornano Grande la Sagra della Frittella Ornanese, giunta alla 16ª edizione, l'appuntamento enogastronomico con accompagnamento musicale organizzato dal Circolo Culturale Ornano Grande con il patrocinio del Comune di Colledara. Grande protagonista sarà la fragrante frittella ornanese farcita con prosciutto crudo, formaggi, salumi tipici e una speciale salsa ai funghi. Lasciamo gli eventi, parliamo invece di sport, di calcio, del Pescara, perché domani scatta il ritiro per la formazione biancazzurra che andrà a Palena, dove resterà fino al 27 di luglio, ma tiene banco ovviamente sempre il calciomercato, il sogno del direttore sportivo dell'Icarri e Igor Radrezza della Reggiana. Intanto sono vicine le firme di Mora e Gubiaia. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
Inizia a prendere forma il centrocampo del Pescara, il reparto di fatto meno fornito, a poche ore dal ritiro di Palena. Attese entro domani, in tempo per la partenza verso il comune del Sangro-Aventino, le firme di Luca Mora ed Emmanuel Giabua. A 34 anni, Mora sarà l'uomo d'esperienza del reparto nevralgico, con un passato da esterno mancino tutta fascia ad una evoluzione al suo attuale ruolo di mezzala, protagonista della scalata della spalla di Semplici dalla C alla A in due anni, dal 2015 al 2017, poi la promozione dalla B alla A anche con lo Spezia di Italiano nel 2020, un vero e proprio portafortuna, quindi il ritorno alla spalla con cui è arrivato a scadenza di contratto. Nel 2021 fu protagonista suo malgrado all'Adriatico Cornacchia, conquistandosi un calcio di rigore generoso, per usare un eufemismo, e provocando l'espulsione del biancazzurro Drudi. Per la cronaca, quella partita fu vinta dalla SPAL 1-0. Giabua, italiano di origini ghanesi, classe 2001, arriverà in prestito dall'Atalanta, con cui ha debuttato in Serie A nel dicembre 2020, dopo anni molto proficui in primavera. La scorsa stagione non è stata semplice, con poco spazio a Perugia, ed ora in biancazzurro la speranza di giocare con più continuità, con l'arrivo dal Monza di Lombardi, ma non di Sia Tunis, ieri l'ufficialità dell'operazione Sorrentino col club di Berlusconi, e con valutazioni in atto per Amadou Diambo, il reparto è ancora lontano dall'essere completato. Il DS dell'Icari è ancora in attesa di una risposta dal play Salvatore Pezzella, di proprietà della Roma, il quale però continua a nicchiare. Delfino sempre vigile anche sulla mezzala Davide Mazzocco del Cittadella, anche se il colpaccio sarebbe il 29enne Igor Radrezza, mancino di qualità, mezzala o trequartista. Il giocatore è legato alla Reggiana fino al 2024 e proprio ieri ha parlato al sito Tutto Reggiana. Sono qui da 3 anni, sto bene a Reggio e non ho problemi a rimanere, ma dipende da cosa offre il mercato, ha dichiarato. So che ci sono state offerte e devo valutare ciò che è meglio per me. Pattuglia di terzini che si arricchisce con la firma di Davide De Marino dalla Juventus, ma che non gioca da aprile 2021 a seguito della lesione del crociato del ginocchio destro. Nel mirino anche Romano Floriani Mussolini della Lazio e Federico Vaglietti del Genoa, ma servirebbero anche alcune uscite di potenziali esuberi quali Rasi, Frascatore e Cancellotti. Intanto domani a ora di pranzo la squadra e lo staff guidati dal tecnico Alberto Colombo partiranno alla volta di Palena, dove alle 17.30 sosterranno il primo allenamento di un ritiro che si chiuderà mercoledì 27 luglio. Domenica 24 ci sarà il primo test e sarà un amichevole di lusso contro la squadra turca della Adana Demirspor, allenata da Vincenzo Montella e che ha in rosa Mario Balotelli e il grande ex biancazzurro Birkir Bjarnason. Parliamo ancora di calcio. Domani alle 18 scade infatti il termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Il patron Trevisan ha provveduto agli adempimenti per il Chieti in attesa di formalizzare la cessione delle quote di maggioranza all'imprenditore torinese Ettore Serra. Nelle prossime ore anche il notaresco dovrebbe formalizzare la domanda di iscrizione al campionato. Continuano ad essere ore di grande fermento per le società di Serie D. Domani alle 18 scade il termine per formalizzare la domanda di iscrizione per le aventi diritto. Un fatto che si interseca con le numerose dinamiche societarie che hanno interessato tante squadre abruzzesi, fra trattative in porto e altre saltate. A Chieti è imminente l'ingresso di Ettore Serra, imprenditore torinese e titolare della Lightwire Energy Service Company, operante nel settore delle energie rinnovabili. L'intesa raggiunta con l'attuale proprietà, rappresenta da Giulio Trevisan e Antonio Mergiotti, dopo che giorni fa si era fortemente interessato al notaresco. Serra acquisirà la maggioranza delle quote sociali e sarà il nuovo proprietario, con lo stesso Trevisan che al momento resterà nella compagine con quota minoritaria. L'accordo va ancora formalizzato e allora nel frattempo è stata l'attuale società a provvedere all'iscrizione al campionato del Chieti, per poi portare a termine l'iter della cessione e successivamente passare all'allestimento dell'organico e alla scelta dell'allenatore. Sul fronte dirigenziale Serra si avvarrà di Demetrio Sergi Sartiano come direttore generale e di Giuseppe De Palo quale responsabile del settore giovanile. Risolta la situazione a Vasto con la coppia Bolami-Scafetta al comando dopo la trattativa saltata con Attilio Di Stefano e il successivo incontro chiarificatore tra lo stesso Bolami e il sindaco Menna e l'assessore della Penna, situazione da seguire a notaresco. Su impulso dell'amministrazione comunale guidata da Diego Di Bonaventura, la società, pur orfana del presidente Salvatore Di
Giovanni, entrato nell'Aquila Calcio, nelle prossime ore provvederà all'iscrizione al campionato di Serie D. Restano le incognite legate alla strutturazione della stessa. Il rischio c'è di partire in ritardo nella scelta di direttore e allenatore e nella composizione della rosa, nell'auspicio che non si ripeta una situazione simile all'ultimo Nereto. Tutto ok ad Avezzano, come comunicato con una nota dal presidente Gianni Paris, la società neroverde ha portato a compimento tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione, oltre ad aver annunciato la conferma dei giovani Selle e Laguzzi. Tutto ok anche a Pineto, dove il presidente Brocco si è già portato avanti col mercato e ha ufficializzato i difensori Nonni e Di Filippo e gli attaccanti Braghini, Giambè e Allegretti. A proposito di sport, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo per parlare di ciclismo. La prima edizione del TG6 finisce qui. L'informazione della nostra rete si aggiorna alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione e l'augurio di un buon pomeriggio.